L'Oltrepò è una zona vocata per la produzione del vino, tanto che in questi territori della provincia di Pavia la storia vinicola ha un passato di almeno 2000 anni. Oggi l'Oltrepò pavese ha una superficie vitata di oltre 13.000 ettari, su un totale di 24.000 della regione, rappresentando così circa il 55% della superficie vitata della Lombardia. L'Ala Wine è andata a visitare Tenuta Mazzolino, una delle 160 aziende che fanno parte del consorzio tutela dell'Oltrepò pavese. La storia recente di Tenuta Mazzolino, che sorge sulle colline di Corvino San Quirico e il cui nome significa punto d'incontro, comincia con Enrico Bragiotti, noto banchiere profondamente legato alla Francia e alla Turchia per le proprie origini. Si deve a lui negli anni Ottanta l'intuizione di gettare in questa terra il seme per far crescere la sua grande passione, quella del vino. Oggi Tenuta Mazzolino è condotta da Francesca Seralvo, nipote di Enrico Bragiotti, che porta avanti la passione di famiglia con uno stile nei vini assolutamente di impronta francese, valorizzando in particolare il pinot nero, sia vinificato in rosso che spumantizzato. E non è proprio un caso che i vini che ci hanno colpito maggiormente siano proprio tutti da pinot nero, come il Croisé, uno spumante rosé segnato da bollicine setose, profumi di germogli di ribes, sorso fresco e sapido, e il Noir, grande espressione di questo vitigno che affina 12 mesi in borgognotte, strutturato, intenso e complesso. Ma volete sapere qual è il mio preferito? La novità, assaggiata in anteprima, cioè il Terrazze Alte, che proviene dalla parte più alta del vigneto con cui si produce il vino Terrazze, un vino dominato da tocchi balsamici, note di lampone, un sorso piacevolissimo, fresco e croccante, assolutamente da provare. Se ti è piaciuto questo contenuto, condividi, metti like e iscriviti ai nostri canali Lala Wine Magazine.